Un gol pazzesco che da solo vale il prezzo del biglietto, ma soprattutto 3 punti di platino in uno scontro diretto playoff che lancia il Pescara ancora più in alto in classifica, con nuove certezze e nuove convinzioni alla vigilia della gara di La Spezia e delle ultime 6 giornate di campionato. In riva all'Adriatico i tifosi, tornati numerosi allo stadio, hanno finalmente ripreso a sognare grazie ad un Delfino che ha saputo stringere i denti e mostrare il suo lato migliore in una gara tutt'altro che semplice. In campo c'è il solito Pescara rimaneggiato, all'ultimo momento da forfè anche Gianluca Caprari, con Oddo che ritrova almeno Zampano in difesa e Torreira a centrocampo, sulla tre quarti e Mitrizza a fare da spalla a Pasquato, nelle Cesena riflettori puntati sugli ex biancazzurri Cascione, Cone e Ragusa, autore all'andata del gol vittoria dei romagnoli. Al secondo minuto si vedono subito i padroni di casa con un tiro dalla distanza di capitan Memushai che termina sopra la traversa. Al 13° arriva la risposta ospite con una conclusione centrale di Antonino Ragusa. La gara è equilibrata con gli ospiti però più pericolosi, prima al 20° con Fiorillo che smanaccia una palla vagante in area di rigore e poi con lo stesso portiere biancazzurro che respinge da campione su tiro ravvicinato di Ciano, ma l'occasione più ghiotta capita al 31° sui piedi di Gianluca Lapadula che in area scarica addosso a Gomis che riesce a salvare porta e risultato. L'equilibrio la fa da padrone con i romagnoli che si rivedono poi al 38° ancora con un tiro di Ciano che termina non lontano dal montante della porta adriatica. Il finale di primo tempo vede ancora tanto equilibrio con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi con uno 0-0 tutto sommato giusto. Si ricomincia nella ripresa con gli stessi 22 di inizio gara e con ritmi abbastanza compassati e con le due squadre che dimostrano di temersi a vicenda. Al 15° nel Cesena esce un impalpabile Ragusa e dal suo posto entra Garritano prima dell'azione del 17° con Lapadula che di testa trova ancora una volta il miracolo di Gomis. Il Pescara si lascia preferire per una manovra più fluida. La squadra di Oddo preme ma il Cesena regge con il tecnico biancazzurro che manda in campo Cappelluzzo qualche attimo prima della rete pazzesca in rovesciata di Gianluca Lapadula che su perfetto lancio di Pasquato al 33° fa esplodere i 10.000 dell'Adriatico andando poi ad esultare sotto la curva nord per l'ex Teramano seguito in tribuna dai dirigenti dell'Eichster di Ranieri. I gol all'attivo diventano 22. Il finale di gara vede ancora al 35° un tiro al lato di Verre e al 38° una punizione brivido di Ciano che scheggia il palo con la sfera che termina di poco sul fondo. Ciano ci riprova al 40° svirgolando però clamorosamente in area biancazzurra prima dell'ovazione dei tifosi di casa nella settimana che ha dato il via ai festeggiamenti per gli 80 anni del Delfino. Lo Spezia è avvisato, il Pescara è tornato. Io penso che nel primo tempo la squadra che meritava di passare in vantaggio era il Cesena. Secondo me abbiamo fatto qualcosa in più del Pescara. Poi, ripeto, nel secondo tempo ci siamo un po' abbassati troppo, abbiamo concesso un po' troppo campo al Pescara, però non ci avevano creato grossissime difficoltà. È arrivato questo gran gol di Lapadula, quindi un gol da applauso e gol da categoria superiore. Sono strafelice, sono stracontento perché nonostante tutte le difficoltà le stiamo superando, la grandissima, i ragazzi rispondono, danno tutto anche quando non sono al 100%, vedi Zampano, Memushai, ci mettono l'anima, soffrono e questo è lo spirito giusto. Non era una partita facile contro una squadra comunque rocciosa, dura da incontrare, infatti si è sbloccata per un episodio. Sinceramente, se mi aveste detto 3 domeniche fa che avremmo fatto 9 punti, non l'avrei detto, ma l'ho pensato perché insomma le ultime condizioni non erano semplicissime. Però tanto di cappello e chapeau ai ragazzi che sono stati eccezionali. Ho sempre detto che era un problema di testa, i ragazzi che ho sono giocatori validissimi, che non cambierei con nessuno, Serie B. E conosco il loro valore, li ho sempre difesi, ma non li difendo perché sono un avvocato, li difendo perché ci credo. Abbiamo in questo momento più lucidità mentale, più sicurezza, più certezza e sbagliamo di meno.